school. Grazie a te anche oggi siamo insieme e grazie a Dio per questo bel canto, perché può succedere che ti trovi in una tempesta. E se hai Cristo al timone della tua barca attraverserai qualsiasi difficoltà. Lui è il re degli oceani. Ogni volta dobbiamo sempre stare attenti che ci sia con noi. Lui è sempre con noi, ma qualche volta non siamo noi con lui, questo è il problema. Perché lui ha detto io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, ciò vuol dire che c'è sempre, però distrattamente noi certe volte ci troviamo in un altro vicolo, ci troviamo in una strada chiusa che facciamo pure fatica a girare e perciò dobbiamo vigilare di non entrarci prima. Forse ti è, ti è già successo di trovarti in una strada che l'hai imboccata, poi non ti potevi più girare. Tornare indietro a volte già si passa appena appena quando andiamo avanti. Pensa, quando torniamo indietro, se non abbiamo la praticità degli specchietti per poter tornare, allora siamo fritti. E poi a volte troviamo anche nelle strettoie, mi è capitato da giovane quando in una strada stretta di paesi un po' antichi come i nostri, che poi incontri un funerale e non sai come gli devi mettere il nome perché realmente con il morto non può tornare indietro, non si possono fermare. questo ci dice che dobbiamo stare attenti, non dobbiamo proseguire sbadatamente, dobbiamo proprio come dice la scrittura usare, seguire la parola del Signore, perché la parola del Signore è così ben messa, così ben scritta, dice che la sua parola è una lampada, una lanterna al nostro piede, cioè una lampadina tascabile che ci fa vedere dove mettiamo il piede, è una luce sul nostro sentiero che ci fa vedere fino nell'eternità. A Dio sia la gloria! Solo la parola di Dio può fare questo perché ci indica come camminare al presente proprio adesso mentre camminiamo e ci prospetta l'eternità, che è qualcosa di grande, solo la parola di Dio ha questa virtù. E se tu guardi, la maggioranza dei canti ispirati sulla parola di Dio iniziano sempre con un cammino e poi l'ultima strofa va a finire nel cielo. Gloria a Dio. Ci mantiene sempre con uno sguardo di fede, sempre con la beata speranza viva nel nostro cuore. Questi sono i credenti, non abbassano mai lo sguardo, Hanno sempre, guardano sempre in alto. Infatti Dio aveva creato l'uomo perché doveva guardare sempre in alto. Tra le varie interpretazioni che si dà del nome Adamo, ce n'è una che dice nell'originale colui che guarda su. Ebbene, noi finché guardiamo su, che dipendiamo da Dio, possono arrivare anche le tempeste, però con Lui ne veniamo fuori. A Dio sia la gloria. Ebbene vogliamo pregare insieme che lo Spirito Santo ancora oggi ci incoraggi. Ed anche se siamo in qualche tempesta, piccolo o grande che sia, Vogliamo attentamente guardare se siamo con il Signore, se Gesù è nella nostra barca, se c'è. Andiamo avanti, non ci fermiamo, possiamo proseguire. Preghiamo il Signore questa mattina, prega insieme con me, rivolgiamoci a Lui, come dire, gridiamo a Lui. Signore non ti curi che stiamo per affondare, Signore non ti curi che Egli si cura di noi, a Dio sia la gloria. Signore veniamo a te insieme e ti chiediamo di parlare al nostro cuore questo giorno ancora. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci insemini una parola viva alimentata da Lui, fecondata dallo Spirito Santo nel nostro cuore per farci alzare il capo e guardare a te. Te lo chiediamo tutti insieme, oh Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 C'è un verso in Atti, capitolo 27, verso 42 che lo vogliamo leggere. Dice così, il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Certo che dove siamo noi non importa tanto questo fatto. Se uccidono i prigionieri noi siamo al riparo, ma lì c'era qualcosa di molto grave e pericoloso. Tra questi c'era San Paolo che Dio gli aveva detto che doveva andare a Roma e lui era proprio in quel viaggio. E quando i prigionieri, quando i soldati pensavano di uccidere i prigionieri, voleva dire uccidere Paolo, un servo del Signore che camminava per eseguire il piano della volontà di Dio. Lui era stato a Gerusalemme che è la capitale della religiosità, la capitale di Dio sul pianeta Terra, ma allora c'era l'impero romano da dove, dove tutte le strade portavano a Roma e quello era il momento giusto che Dio ha mandato il suo figlio perché attraverso le strade fatte dai romani si poteva propagare l'Evangelo di Gesù Cristo in ogni direzione. Infatti, proprio in virtù di tutte le strade che c'erano, l'Evangelo nell'arco di un breve spazio di tempo raggiunse tutto il mondo allora conosciuto. Dio fa sempre le cose per bene sa quando lo deve fare se l'avesse fatto al tempo di Abramo o al tempo di Noè le cose venivano molto ristrette Dio ha sempre il tempo giusto il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto così non se ne fuggivano. I soldati sapevano che se i prigionieri fuggivano venivano condannati a morte. Questa era la legge. Ci sono fatti evidenti di questo. Se leggiamo nel capitolo 12, verso 19, troviamo che Erode... Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea, al supplizio, cioè la stessa pena dei fuggitivi. Qui c'è Paolo, che il Signore vuole che deve andare a Roma. ed è servo del Signore. Insomma, non è proprio favorevole il Signore che i suoi figli siano privi di difficoltà. C'è un altro caso che vogliamo guardare. In Marco capitolo 4, dal verso 35 al verso 38, leggiamolo insieme, così? Apprendiamo tante cose nella parola di Dio. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse, passiamo all'altra riva. E lasciata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levatesi un gran, una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guangiale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Questi discepoli, come Paolo, stavano facendo quello che il Signore aveva loro ordinato. Paolo dice nel capitolo 19, verso 20 e 21 degli Atti, così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente. Dopo questi fatti Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme passando per la Macedonia e per la Caia. Dopo essere stato là diceva, bisogna che io veda anche Roma. Decise nello spirito, da quel momento Roma. Roma divenne il suo obiettivo che vi giunse da prigioniero nel capitolo 28 verso 16 dice così atti degli apostoli 28 18 chiedo scusa no 28 16 è giusto e quando entrammo a Roma a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Egli fu un prigioniero privilegiato perché doveva portare il messaggio della salvezza. Nel verso 28, guardiamo, perché lui era andato lì. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed esse presteranno ascolto la salvezza di Dio. Qui Paolo parlava con dei capi dei giudei che erano lì a Roma, dicendo ai capi dei giudei che la salvezza di Dio è in Cristo. La salvezza di Dio è in Cristo. E questi capi ascoltavano. La salvezza di Dio non l'aveva in tasca Paolo, la proclamava indicando che Gesù Cristo è la salvezza. E in Gesù Cristo abbiamo la salvezza. Egli aveva un messaggio preferito e quello portava più di tutti gli altri. Lo troviamo scritto in 1 Corinzi capitolo 2 verso 2. Forse dobbiamo imparare anche noi di fare meno parole, meno riccioli vicino al nostro modo di esprimerci e impariamo da Paolo come faceva. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo è Lui crocifisso, bellissimo. Penso un grande missionario come Paolo riduce il suo messaggio a un punto di riferimento fisso, Cristo crocifisso. Viene detto che egli portava tutto il consiglio di Dio per le case, in mezzo alle strade, però il punto forte della sua predicazione era Cristo crocifisso, colui che ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Per lui la predicazione della croce era dominante. Nel verso 18 del capitolo 1 noi apprendiamo tanto quando leggiamo la parola del Signore perché è facile che noi ci disperdiamo in tante cose, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio, cioè il messaggio della croce è incentrato sull'incarnazione di Cristo. Cristo come Dio, figlio di Dio, venuto in altra forma in mezzo a noi, mandato dal Padre. Quando dice il Signore nella sua parola nel, nel capitolo 3 di Giovanni verso 16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna? Vuole dire proprio che attraverso l'incarnazione di Cristo, egli lo ha dato come prezzo di riscatto per ognuno di noi, in sostituzione nostra. E il Figlio è venuto per questo. Perciò anche a noi serve questo messaggio. Per riceverlo e anche per proclamarlo, perché il prezzo da pagare non l'avrebbe potuto pagare nessun profeta, nessuno. Neppure il figlio di Abramo, Isacco. Perché se Abramo avesse offerto Isacco, Sarebbe morto, ma non poteva salvare nessuno. Invece, in Isacco c'era il gene del popolo di Dio che doveva proseguire. Isacco era un miracolo vivente perché nacque da una donna sterile, non solo, ma anche vecchia. Sì, si dice anziano, ma diciamo vecchia perché vecchia era veramente. Infatti, lei sapeva di non poter più avere. Quando andarono gli angeli, l'angelo del Signore, ad Abramo per dire l'anno prossimo: tua moglie Sara dov'è? Avrà un figlio, lei era dentro la tenda. Guardandosi, pensa tu: se sei anziana che hai 90 anni, 95 anni, no, guardati un po' il vigore che hai, ti viene da ridere pure a te. Dici, ma questi che dicono? Ma forse non mi hanno visto. Vedi la possibilità di allattare, non c'è restato niente, solo la scorza. <ride> La pelle è tutta arrotolata. L'anno prossimo avrai un figlio. Ma cose da pazzi. No, non è da pazzi. Paolo ha già detto che la croce è pazzia. Dio quando fa le cose, fa le cose che ci fanno impazzire. Perché Lui è Dio. Signore, aiutaci. La crocifissione per i nostri peccati, solo quando andiamo col cuore alla croce veniamo salvati. Ho detto col cuore perché non vuol dire che andiamo sotto una croce, che in Italia ne abbiamo tante, in qualche modo grazie a Dio che ci sono, perché è un messaggio che parla. Però dobbiamo andare col cuore alla croce, ringraziando Cristo e col sentimento di voler essere lavati dal sangue di Gesù Cristo. Ed è lì che c'è lo snodo della nostra salvezza. È lì che siamo salvati, è lì che cambia la nostra vita, è lì che passiamo oltre e camminiamo con una vita nuova, quella dello Spirito. In 1 Corinzi 2,2 abbiamo già letto, rileggiamolo, così, così prendiamo visione chiara, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui Crocifisso per i nostri peccati, poiché il figliuolo dell'uomo. Il figlio di Dio diventato figlio dell'uomo, figlio dell'umanità, ha fatto questo perché noi figli dell'uomo possiamo diventare figli di Dio: c'è una propria sostituzione. È venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Qui è racchiuso il mistero della grazia divina. Se non andiamo così al Signore, per noi resta sempre un mistero, un indovinello che non lo conosciamo. Se leggiamo la parola del Signore, ci viene svelato questo mistero che dice che Dio ci ha tanto amato, che ha dato il suo Figlio per noi. Per recuperarci, per salvarci dall'eterna perdizione, perché noi avevamo perso a causa di Adamo. Lui ha iniziato e noi abbiamo continuato nel peccato. E il peccato ci separa da Dio. Il peccato ci sporca. E Dio è puro. Non so se. Fa senso anche questo, no? A casa tua, se tu tieni tutto pulito, arriva qualcuno che è sporco da far morire, non lo, non lo preferisci in casa tua. Infatti, ci sono delle case dove le donne sono pulite, ti fanno mettere le pantofole prima che entri in casa loro, se lo fa Dio. Beh, ha ragione perché non è giusto che facciamo diventare il cielo come abbiamo fatto diventare questo mondo. Pensa andare in cielo così come siamo. Trasferiamo tutto il nostro modo di agire nel cielo, il paradiso lo facciamo diventare inferno, perché così è diventato il mondo. Dopo che ci siamo lasciati intrappolare da Satana, il male è peggiore ogni giorno lui distrugge, uccide, e non sa più che cosa vuole fare. Qui è racchiuso il mistero della grazia divina. In Efesini capitolo 2, verso 1, dice così: Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Cioè, la nostra posizione, se non siamo rigenerati, siamo morti, siamo assenti, siamo spenti alla vita dello Spirito. E qui vediamo chi eravamo e chi siamo. Quando andiamo alla croce c'è una svolta potente. Nel verso 2 dice a coloro che sono andati alla croce e hanno ricevuto salvezza, guarigione, liberazione, purificazione, dice ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria di quello Spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Ed è quando andiamo alla croce che veniamo lavati col sangue e rigenerati per mezzo dello Spirito Santo, perché lo spirito, la, il sangue di Cristo contiene lo Spirito eterno di Dio, dice nell'epistola agli ebrei. E nel momento che il sangue di Cristo ci lava, lo Spirito Santo prende possesso della nostra vita ed innesta il sigillo del suo Santo Spirito nel nostro cuore. Gloria sia resa a Dio. Ora qui vediamo i discepoli e Paolo che sono fedeli nella loro missione al comando del Signore. Ma quella tempesta fece fare una nuova esperienza a quei discepoli che si trovavano con Gesù. Dobbiamo cercare le tempeste per fare le esperienze, no. Ma quando ci troviamo nella tempesta non dobbiamo temere, dobbiamo soltanto guardare se siamo con Gesù. Qui cade il Vangelo che viene predicato che nel momento che riceviamo Cristo nella nostra barca andrà tutto bene, i fatti non sono così. Allora se qualcuno ti predica il Vangelo e ti dice che nel momento che ricevi Cristo nella tua vita tutto migliorerà, ci, andrà tutto bene come quelle fasce colorate che si mettevano sui balconi nel 2019 durante il Covid-19. E infatti non è andato bene, anche per tanti servitori del Signore e anche per tante famiglie che servono il Signore. Non è così, però facciamo delle esperienze nuove. Una, ma quella tempesta fece fare una nuova esperienza di chi è Gesù. Noi esperienze dopo esperienze conosciamo il Signore, testimonianze dopo testimonianze si fortifica la nostra fede. Leggendo la sua parola e ascoltando le testimonianze di quanti... Hanno sperimentato la grazia di Dio, cresce la nostra fede. Leggiamo in Marco capitolo 4, verso 39 a 41. Allora, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. il vento cessò e si fece gran bonaccia. E gli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede. Cioè voi siete con me, vi rendete conto. Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli obbediscono? Qui nacque un santo timore che era superiore al timore della tempesta. Rileggiamo questo verso, il primo rigo dice, essi furono presi da gran timore. Questo non era più il timore del, della tempesta, era il santo timore di chi avevano nella barca. Si chiama santo timore di Dio. In un'altra occasione Pietro ebbe lo stesso timore. Quando vide la barca piena di pesci, disse Signore allontanati da me perché io sono un peccatore. Cioè un santo timore verso la persona di Gesù Cristo che è Dio. Qui furono invasi dal timore, non più della tempesta, non più delle onde, non più del vento, ma un santo timore nel riconoscere chi era colui che era insieme con loro. Infatti l'espressione dell'altro dell rigo, degli altri due righi dice Leggiamolo insieme, verso 41. Il timore era, ma noi con chi stiamo? Ma chi è questo che è con noi? Ma questo chi è? Che anche la natura gli è sottoposta, al quale persino il vento e il mare gli obbediscono. E noi non abbiamo ancora capito chi abbiamo con noi. Molte volte succede pure a noi. Il Signore ci rimprovera dolcemente, però realmente quante volte sorella ti succede qualcosa e vedi la sua mano, poi ti succede la stessa cosa, dopo un mese hai paura un'altra volta. Così succede pure a me. Ebbene dobbiamo alzare il capo verso il Signore. Signore aiutaci. Qui nacque un santo timore che era superiore al timore della tempesta. Il timore del Signore è scuola di saggezza. Che vuol dire? Vuol dire che il timore che ebbero del Signore cominciarono a riflettere. Con chi erano. In Proverbi 15, 33 dice così, leggiamolo: Quando abbiamo timore del Signore, allora il timore del Signore è scuola di saggezza, e l'umiltà precede la gloria. Cioè, quando noi umilmente ci accostiamo al Signore, siamo proprio alle porte di vedere la sua gloria. Perciò se questo è il metodo divino, di fronte al Signore dobbiamo avere un santo timore, una santa umiltà. E in ogni circostanza Egli ci fa vedere la sua gloria, perché la sua gloria si manifestava nella sua parola dicendo Leggiamo il verso 39. La sua gloria si manifesta perché lui comanda. Ed egli sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Non ti pare che questa è la gloria del Signore? perché essi furono pervasi dal timore della, del Signore che portò saggezza nella loro vita e con umiltà e sottomissione gridarono al Signore. E il Signore rispose, allora questo è importante, non che noi non dobbiamo avere tempeste, ma nelle tempeste dobbiamo sapere come muoverci per superarle, perché se non sappiamo questo, le tempeste ci fanno paura e la paura ci sottrae tutta l'intelligenza e la saggezza che abbiamo. Invece dobbiamo avere il timore del Signore, perché il timore del Signore, leggiamo un'altra volta in Proverbi, il timore del Signore e l'umiltà ci permette di vedere la gloria di Dio davanti al Signore. Perciò, tutte le volte dobbiamo andare in umiltà al Signore e vediamo la Sua gloria. Se il vento e il mare gli ubidiscono, La domanda sorge: perché non dobbiamo ubbidire noi? <ride> noi facciamo tutto da soli. Ora, se la natura è inanimata obbedisce al Signore, quando lui parla, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ubbidire. Quando non ubbidiamo, vuol dire che siamo presuntuosi, orgogliosi, facciamo noi. E noi che facciamo? Niente, zero. Vedi, tutti questi insegnamenti ci aiutano a comprendere. Se il vento e il mare gli ubbidiscono, perché noi no? Nel verso 41 abbiamo letto, rileggiamolo un'altra volta: Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Chi siamo noi che non dobbiamo ubbidire? Credere? Non basta, ci vuole l'ubbidienza. Perché credere, dice San Giacomo, che anche i demoni credono e tremano alla sua presenza, invece noi prendiamo tutto alla leggera, specialmente in questi tempi, dobbiamo cambiare, perché sennò perché leggiamo la parola del Signore? Aiutaci, Signore. Il Vangelo che tutto andrà bene, sì, ma è condizionato. È condizionato dalla posizione che noi ci troviamo e dalla relazione che abbiamo con Gesù. Se nella barca nostra c'è Lui, se non c'è Lui, Allora le difficoltà aumentano. Paolo doveva andare a Roma. In Atti capitolo 27, nel verso 37 e 38, sulla nave eravamo 276 persone in tutto. E dopo essersi saziati, come dire, facciamoci una scorpacciata prima che buttiamo via tutto quello che abbiamo, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. E così 237 persone avevano svuotato tutto ciò che potevano mangiare. Si salvarono la vita. Paolo aveva già detto che il Signore ha mandato un angelo questa notte. Noi non periamo, però dobbiamo fare in questo modo. Lui era diretto a Roma. Quando scesero sulla città, nell'isola nell di Malta, un altro incidente. Si stavano riscaldando. E ad un tratto nel verso 3 dice che mentre raccoglieva dei sermenti per mettere sul fuoco, una vipera velenosa conosciuta come tale, un serpente di quella regione, di quella isola, si attaccò alla mano di Paolo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, Nesci una vipera risvegliata dal calore e si attaccò alla mano. Ed è un disastro, perché secondo i tabù, i riti che pensavano loro, pensavano tutti quelli che erano lì presenti, questo è veramente... Un uomo sotto giudizio di Dio perché è scampato al mare ed ora la giustizia divina lo perseguita. E qui da un momento all'altro lo vediamo morire, preparatevi. Ma fatto sta che col Signore anche gli incidenti che sembrano incidenti diventano miracoli. Nel verso 6, non leggiamo tutti i versi perché ci manca il tempo, nel verso 6 troviamo un cambiamento di pensiero. Ora essi aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio e non si ferma qui. In quella città c'era il governatore romano che si chiamava Publio, c'era Publio governatore romano a Malta che nel verso 7 Poverino, era malato di una malattia che si moriva. Leggiamo il verso 7. Nei dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per tre giorni. Lui era malato. Nel verso 8 leggiamo, Gloria sia resa a Dio. Il padre di Publio era a letto colpito da febbre. Il padre di Publio, chiedo scusa, era colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Quelle mani benedette dal Signore, quell'uomo ripieno di Spirito Santo, aveva una protezione divina addosso. Pensa, il veleno non saliva verso il cuore perché c'era la protezione divina. Ma dalle stesse mani, le mani di Paolo, imponendo le mani sugli ammalati, fluiva la benedizione di Dio sull'ammalato che veniva guarito. Signore sei grande, ecco sorella, fratello. Quest'uomo in mezzo a tutte le prove manteneva una linearità di consacrazione a Dio. Questo è importante. Non so, tu forse ti trovi in qualche difficoltà, cerca di più il Signore. Le prove ci aiutano a cercare di più il Signore, perché se no diversamente non trovi la via di uscita e ci resti incastrato dentro, ci resti incastrata dentro. Il metodo divino è questo. Più la tempesta è in furia, più ci dobbiamo aggrappare al Signore. Più dobbiamo mantenere salda la posizione con il Signore. È come quando viaggiamo sul filobus, che è pieno di curve, di botte frenate e tutto quello che ci può essere, ma noi dobbiamo mantenere la nostra mano legata a quella cinta. Possiamo sbalzare a destra e a sinistra, ma non andiamo a finire sotto i piedi degli altri viaggiatori. Questo è importante. Mi soffermo un attimo per ricordarti che se stai attraversando una prova, la tua consacrazione deve essere più forte, perché il Signore è con te, non temere. Però la prova va superata con una dedicazione maggiore, cercare il Signore. Non ti disperdere a destra e a sinistra perché se ti allontani il nemico ti scoraggia e ti fa abbandonare l'impresa e non arrivi più a Roma. Roma è figurativa. Non arrivi più a destinazione. Può essere che ti trovi in una tempesta, però... Il signore questa mattina attraverso la sua parola ti sta indicando il metodo per venirne fuori alla grande. Ricordati. Leggiamo il 9 e il 10, come continuo questa bella storia. Shaka Masanda santa. Avvenuto questo anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci rifornirono tutto il necessario. Essi non avevano più nulla. Abbiamo letto nel capitolo 27, verso 37 che avevano svuotato la nave si erano pieni la pancia, si erano saziati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Avevano ancora un lungo cammino per arrivare a Roma, non solo, ma il tempo non permetteva, per svernare dovevano stare sull'isola e infatti... Era un periodo che non potevano affrontare il viaggio, restarono tre mesi sull'isola, ma Dio miracolosamente provvide a queste 237 persone, compreso Paolo, attraverso i miracoli che gli faceva. E ci fu una campagna evangelistica sicuramente in quella piccola isola che noi conosciamo oggi come l'isola di Malta. Restarono tre mesi e fu una vera missione di risveglio. Incidente sì, ma non venir meno nella fede, perseverare, sempre in prima linea. Pensa per un attimo. C'erano 237 persone dell'equipaggio della nave sfasciata. Più tutti quelli che si erano messi intorno, forse potevano essere 800-900 persone, per vedere questi navigatori sfornati dal mare. Signore, aiutaci. Restarono tre mesi e fu una vera missione di risveglio. Nel capitolo 28, verso 11, rifornirono tutto il necessario per il viaggio. Dio è grande. Leggiamolo così. Comprendiamo che quando manteniamo salda la posizione con il Signore, Può accadere di tutto e di più, questi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci rifornirono di tutto il necessario. Nel capitolo 28, verso 11: Rifornirono tutto il necessario per il viaggio, 237 persone. Pensa un attimo, quando. Non so se inviti persone a casa tua, una, due, tre già, cominci a pensare che gli devo far mangiare. 237 persone che Dio miracolosamente, a causa di Paolo che era lì, egli soddisfava le esigenze anche dei nemici di Paolo, perché lui era prigioniero. Guardiamo nel verso 16 come continua. 28.16 E quando entrammo a Roma a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia, un favore speciale. Noi credenti non dobbiamo avere timore, timore delle tempeste, ma dobbiamo come i discepoli come Pietro, che quando vide la barca piena di pesci disse, Signore allontanati da me, io sono peccatore. Questo ci fa assumere un senso di umiltà davanti al Signore. E anche i discepoli acquisirono un senso di umiltà nel verso 41 del capitolo 4. Quando dissero ebbero paura, ma non paura più della tempesta, furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, ma noi con chi stiamo qui? Ma chi è questo qua? Ma noi lo stiamo seguendo come un, rabbi, come un rabbai, come un rabbino? Ma chi è costui? Al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono, questo ci porta ad essere più ubbidienti perché se le, la, la natura lo ubbidisce, dobbiamo avere timore se stiamo facendo come Giona? Giona che stava facendo? Giona era uno che fuggiva dal dovere che Dio lo aveva chiamato a compiere. Ti ha chiamato Dio a compiere qualcosa? Mettiti subito all'opera. Io ti posso parlare per esperienza diretta: quando ho rimandato di fare quello che voleva il Signore, le cose sono cambiate in peggio. Un poco come Giona, e anche un po' peggio. Non sono sceso nel mare, ma altre, altre difficoltà mi hanno attorniato, mi hanno preso da tutte le parti. Avevo chiesto, rimandavo, un poco, rimandavo, Signore, l'anno prossimo, l'anno prossimo, l'anno prossimo. <coughs> Guardiamo se abbiamo la possibilità di vedere se stiamo facendo come Giona. Giona che fece? Leggiamo nel capitolo 1, verso 3. Due volte dice lo Spirito Santo la stessa parola. Dice che fuggiva dalla presenza del Signore. Poi lo ripete un'altra volta: fuggiva dalla presenza del Signore. Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iavo, dove, Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis lontano dalla presenza del Signore. Qui devi guardare, sorella, fratello, perché non è la stessa cosa della barca dei discepoli, qui non è la stessa cosa della barca di Paolo. Qui è volontariamente non voler fare ciò che il Signore dice. Datti una guardata. Il Signore ti ha parlato che hai qualcosa da fare? Non te ne allontanare, che peggio non ti accada. Signore, aiutaci. Queste riflessioni ci aiutano a misurarci alla luce della parola di Dio. Giona viveva in uno stato di torpore spirituale, di disubbidienza voluta tanto che i pagani capitani della nave e, e, e marinai avevano più timore di Dio di Giona succede anche oggi che ci sono credenti che stanno attraversando delle difficoltà ma sono con un cuore duro dal non tornare al Signore io ti invito a se tu stai attraversando un periodo di difficoltà, guarda subito e mettiti a cercare il Signore con tutto il cuore. Se ti ha dato delle cose che devi fare, falle prima possibile. Riconciliati con Dio ancora che fai in tempo, perché può essere troppo tardi. Poi. che volontariamente aveva scelto di fuggire, dormiva, aveva meno timore dei pagani. Nel verso 16 dello stesso capitolo, quelli che erano senza Dio avevano più timore di Giona. Succede ancora oggi questo, ma se sei tra quelli, oggi il Signore ti vuole ristabilire se solo, torni a Lui. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, pensa tu. Questi non erano credenti come lui, avevano timore del Signore, offrivano un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Vedi, questi pagani sapevano come dobbiamo fare. Noi molte volte invece restiamo così. Diamo spazio al diavolo nella nostra vita anche quando il Signore ci riprende. Nel Salmo 111 verso 10 dice il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti lo praticano. La sua lode dura in eterno. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Quando perdiamo il suo timore e ignoriamo la sua parola, perdiamo la sapienza. Possiamo essere intelligenti ma non sappiamo come fare. I discepoli, restando con Gesù, avevano sapienza perché sapevano cosa dovevano fare. Guardiamo in Marco capitolo 4 verso 38. Queste indicazioni ci servono come dobbiamo fare quando siamo nella tempesta. Cosa fecero? Svegliarono il maestro. Maestro. <ride> si rivolsero a lui. Così dobbiamo fare noi, sorella, fratello, maestro, io sono in una situazione tremenda. Lo svegliarono, noi non perdiamo finché siamo con lui, lui c'è sempre, ma noi a volte no. Lui ha detto in Matteo 28-20, l'ultimo rigo, guardiamo, ed ecco: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Noi dobbiamo vedere se siamo con Lui. Se abbiamo comunione con Lui, questo vuol dire. Non si tratta, Dio è sempre onnipresente, c'è sempre, ma non ci basta questo. Dobbiamo noi avere comunione con Lui. Quando i fili della luce elettrica si toccano, css, si accende l'energia. Se i fili stanno scollegati, non c'è l'energia, ci sono i fili. C'è l'energia ma non c'è luce. Se siamo con Lui vuol dire se abbiamo comunione con Lui nella nostra vita, durante il percorso della giornata, durante la notte, durante il giorno. Il segreto è questo. Tu puoi avere un bellissimo impianto a casa. Ma se sono scollegati, non c'è luce, non funziona niente a casa tua. Puoi avere un bellissimo impianto fatto per bene, religiosamente parlando ma ci vuole l'energia per farlo funzionare, se no il tuo frigo non funziona, la tua stufa non funziona, la luce non funziona, la televisione non funziona perché c'è tutto, ma manca l'energia. Perciò abbiamo bisogno di non sapere teoricamente che Egli è l'Idio Onnipresente o teoricamente il nome e gli attributi di Dio non ci basta. Noi dobbiamo avere comunione con Lui. Questo è urgente, sorella, fratello. Questo è urgente. Lascia tutte le altre cose. E questo lo devi mettere al primo posto. Perché questo ti fa superare tutte le tempeste, tutti i momenti bui. Quando stai con lui, allora lì cambia tutto. Non se operi per lui. Stare con lui, l'abbiamo detto ieri sera. Non basta operare per lui, dedicare la vita per fare questo e quello. Sono cose esterne. Lui dice diversamente. In Giovanni 14:23 dice che si vuole manifestare nel nostro intimo, vuole manifestare la sua bontà, la sua benevolenza. Dobbiamo avere energia che viene da lui. Attraverso lo Spirito Santo 14:23 leggiamolo. Benedetto sia il Signore, dice così. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lamerà e noi verremo a lui, faremo dimora presso di lui. E così? Dobbiamo continuare. Ti sembra una cosa facile? È, è facile veramente, ma a volte non lo facciamo perché siamo presi di qua e di là. Dobbiamo tornare subito al Signore. Gli incidenti possono accadere, ma noi abbiamo imparato che dobbiamo mantenere costantemente, con attenzione, un rapporto continuo con il Signore Gesù Cristo, perché Lui è la luce del mondo, Lui ha l'energia che noi abbiamo bisogno, dobbiamo avere comunione con Lui dentro di noi, perché Lui ha fatto tutto già per noi ha fatto diventare il nostro corpo il tempio dello Spirito Santo, ma si vuole manifestare nella nostra vita. Se noi non gli diamo il tempo, non dobbiamo fare come quelli che fanno un quarto d'ora, mezz'ora, un sacco di grida nelle chiese oh! uh! e, e non manteniamo. No, 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 no. Dobbiamo essere costanti, mantenere costantemente un rapporto di comunione. Gridare un poco così nella chiesa, poi gridi a casa e non si capisce che cosa gridi a una parte, cosa gridi a un'altra. No, 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 no. Dio non, quando c'è la sua potenza, quando noi abbiamo un rapporto con Lui, deve essere costante. Dice, frate, ma io ho tante cose da fare. Ti alzi prima la mattina, cominci la giornata, ti alzi un'ora prima, metti la sveglia. Per tre o quattro giorni che metti la sveglia dopo lo Spirito Santo, ti mette la sveglia spirituale, ti sveglia Lui. Solo che devi scendere e devi cercare la sua presenza. Se sei battezzato nello Spirito Santo resta un'ora a parlare in lingua. Il Signore dice che attraverso, la sua, attraverso questo modo scende l'unzione nella tua vita. Questo mi ha detto e questo faccio. Il nemico mi dice tu perdi tempo. Io dico il Signore mi ha detto che così scende l'unzione nella mia vita. E lo Spirito Santo mi riporta quante volte lo ha fatto. E perciò bisogna essere stabili, stabilire dei tempi da restare col Signore anche se cade il mondo. Questi uomini di altri tempi, Daniele, Neemia, Mosè, Davide, gente piena di impegni che avevano ma quello era il punto forte della loro vita, la comunione con Dio. Questo è il segreto. E oggi non è più un segreto per te. Lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere che se vuoi vivere una vita vittoriosa, non è più un segreto. La parola di Dio ce lo rivela e quando ci rivela è rivelazione. Noi lo dobbiamo solo fare. Anche oggi il Signore ci ha parlato. Ebbene, lo vogliamo ringraziare perché ci ha dato tanto da poter mettere in pratica. Preghiamo, prega insieme con me. Signore, ti ringraziamo come la tua parola ci parla, va a prendere quei punti che sono importanti per camminare con te. Perciò anche oggi ci hai fatto comprendere che non sono le tempeste. Che ci impediscono di stare con te. No, le tempeste ci sono, vengono e, e verranno ancora. Ma tu ci hai insegnato come dobbiamo restare saldi insieme con te. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo. Amen. 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 Amen vuol dire così sia, ciò vuol dire che così dobbiamo fare. Se non lo facciamo, sappiamo già che cosa ci succede. Ogni piccola tempesta ci troviamo con le gambe in aria e non sappiamo dove mettere la testa. Prendi nota dove abbiamo letto, così quei versi che ti hanno parlato, li vai a rileggere e vedrai che lo Spirito Santo ti dà la versione amplificata, quella fatta su misura per te. Il panere dei soldati era di uccidere i prigionieri, però poi non li uccisero. Atti 27, 42, Atti 12, 19, Marco 4, 35 a 38, Atti 19, 20 e 21, 28, 18, 28, 28, Primo Corinzi 2, 2, Primo Corinzi 1, 18. Giovanni 3, 16, Efesini 2, 1 e 2, Marco 4, 39 a 41, Proverbi 15, 33, Atti 27, 37, 38, 28, 3, 28, 6 a 11, Atti 28, 16, Giona 1, 3, 1, 16, Salmo 111, 10, Marco 4, 38, Matteo 28, 10, 20. E così anche oggi il Signore ci ha parlato. Condividi questo messaggio con i social. Iscriviti al canale Whatsapp Parole di Vita. È un nuovo canale che abbiamo adesso. Vatti a iscrivere. Se sei anziano non sai come fare. Chiedi a qualche giovane che ti aiuta. È molto comodo, riceverai tutto quello che facciamo durante la giornata e non ti pesa nel cellulare. Non possiamo più mandare i messaggi come li mandavamo una volta perché i nostri telefoni non ce la fanno più. Sono zeppi, abbiamo in quattro iPhone 30.000 numeri di telefono, non possiamo più mandarli. Perciò vatti a iscrivere al canale Parole di Vita su WhatsApp. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo alle ore 19.30 insieme ad altri quattro pastori. Cosa facciamo? Condividiamo la parola di Dio perché la parola di Dio è quella che ci dà saggezza, sapienza, come muoverci coerentemente con il piano di Dio per la nostra vita. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo, pace, buona giornata.